Francesco Pigliaru, sono il presidente della commissione ENVE del Comitato delle Regioni e sono il presidente della regione Sardegna, una regione in cui i temi della commissione ENVE sono particolarmente importanti. La commissione ENVE si occupa fondamentalmente di temi come ambiente, cambiamenti climatici, energia, spazio, tutti temi straordinariamente importanti per le regioni dell'Europa, temi in cui le regioni hanno certamente molto da dire per definire, aiutare a contribuire e definire politiche e legislazione europea su questi temi così cruciali. Le sfide più importanti che abbiamo di fronte direi che possono essere riassunte in due punti. Uno è il cambiamento climatico. A dicembre ci sarà COP21, che è un importantissimo incontro nel quale si definiranno le politiche future per appunto gestire il grande problema del cambiamento climatico. Questo è un grande tema. Il secondo tema importantissimo è quello dell'energia. Di nuovo l'Europa sta facendo un grande sforzo per l'unione dell'energia e anche qui la dimensione locale è importantissima. Molti dei problemi energetici vengono affrontati e risolti a livello locale con capacità innovativa delle città e delle regioni. Sono il presidente della regione Sardegna. La Sardegna è un'isola in mezzo al Mediterraneo con una straordinaria dote di risorse naturali. Molto del nostro turismo dipende da come noi gestiamo il nostro ambiente e anche da come noi generiamo la nostra energia. Essendo un'isola ci sono dei problemi particolari. In ambedue questi ambiti le politiche dell'Unione Europea e il sostegno dei fondi strutturali sono stati fondamentali per fare passi avanti molto rapidi. Cito un solo esempio: nella raccolta differenziata la Sardegna era una delle ultime regioni in Italia, oggi è tra le prime nell'avere avuto successo nel differenziare appunto la raccolta dei rifiuti. Certamente gli esempi che vengono dall'Europa sono stati per noi molto importanti per muoverci rapidamente nella direzione giusta. Le regioni e gli enti locali sono fondamentali per l'Europa perché sono le istituzioni, come ho detto, più vicine ai cittadini. Qualche volta le istituzioni sono lontane dai cittadini, in questo caso stiamo parlando di istituzioni che i cittadini vedono operare giorno per giorno.